Ciao a tutti, siamo con Joniad. Joniad, bellissimo nome, è originario di Tirana, Albania. Ah, Albania. Deriva dal Mar Ionio, Mare Adriatico. Tu sei albanese? Sì, sono da Tirana. E invece la ragazza? Ambra. Ambra, italiana? Sì. Italiana di Roma? Di Roma. Di Roma. Allora, avete appena partecipato a questo, si può chiamare talent, no? Reality. Sì, perché eravamo proprio reality di tutto e quindi abbiamo espresso tutta quella che è stata la nostra realtà. La realtà, diciamo, di coppia, no? Sì, aiutati da complicità di coppia. Da uno che di coppie forse esattamente, se ne intende, più che altro di rapporto tra uomo e donna, Sì, che esatto. È mister Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Uno dei più grandi attori porno della storia, possiamo sì, dire. Beh, no? Sì, chi non lo conosce. Anche un veramente un uomo molto molto gentile. Vogliamo usare dei termini pesanti? No, assolutamente. Volevo dire con le palle, inteso in senso, no, diciamo, con le palle. Sì, l'ho detto e l'ho suggerito. Però, sì. E avete avuto un po' di imbarazzo nel fare questa? Sì, perché noi eravamo ignari di ogni prova, eravamo sempre stati messi all'oscuro di tutto e al momento della prova ci veniva svelato cosa succedeva, quindi l'imbarazzo è stato una costante nella nostra trasmissione. Anche perché non tutti i giorni, insomma. Ecco, guarda pure la videocamera. Non tutti i giorni hai a che fare con le telecamere, insomma, con una. Quante puntate avete girato? Soltanto questa? Noi abbiamo girato solo una puntata. Una puntata della trasmissione. Questa è la trasmissione che ci pensa Rocco in onda su Sky Cielo. Su Sky Cielo, esatto. E appunto avete girato una. Siamo stati la coppia di una puntata della trasmissione, sì. Avete tratto a parte l'essere andati sul set, quindi l'ebbrezza del set, diciamo, televisivo, e quindi aver conosciuto questa grande una personalità realtà, sì. di Rocco. Avete trovato utilità nel fare tutto questo tra di voi? Sì, devo dire che nel contesto gioco siamo stati messi comunque a dura prova, perché da non conoscere le cose al metterci anche a confronto non è semplice, anche in un contesto televisivo, e sono uscite belle emozioni, tante belle sorprese e anche piccole scoperte tra di noi. Abbiamo avuto modo di sperimentarci sotto vari aspetti, cioè diciamo mettervi in crisi per scoprire cose nuove. Sì, siamo stati resi complici allo stesso tempo poi in altre situazioni messi in crisi sì. Rocco diceva Ambra, che è molto simpatico, abbiamo visto anche questo. Sì, molto. Sempre molto. Con la battuta pronta, no? Sì. Però, no, ripeto, è stato veramente. Ci ha accompagnato in questa esperienza in maniera molto delicata, simpatico, sì, ci ha messo molto a nostro agio. Complice nostro nel giocare. Anche se lui è un attore hard, cioè duro, no? Perché comunque i suoi film sono film hard. Sì. Però, quello è un ruolo nella vita normale, come attore, poi fuori dal set, pornografico, sa rendersi molto amico in questo senso. Amico, sì, assolutamente. Non ci ha messo neanche in difficoltà, non ha creato situazioni né volgari, né esagerate, assolutamente no. Allora, grazie a il nome Joniad. È un nome che sento per la prima volta, perdona, invece Ambra un pochino, certo, anche Ambra è un nome particolare. Sì, non è proprio. Grazie a tutti e complimenti per questa esperienza. Grazie. Ciao, buona giornata. Grazie.